Per questo finale di stagione voglio almeno 20.000 mi piace. Oggi mi mangia tutto quanto. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un episodio decisivo, perché oggi ragazzi siamo col finale di stagione della carriera allenatore con la Juventus. Mi raccomando ragazzi, 20.000 mi piace e vi caricherò il prossimo episodio. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti. Non ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo il match con il Liverpool ai quarti di finale. Mané, come potete vedere, è capocannoniere, quindi attenti a lui Juventus. Vai, questa sarà la formazione. Ci siamo ragazzi, voglio subito partire forte e voglio vincere. Voglio vincere, ma di gran lunga. Poi oggi sto carico a palla, non so perché, voglio vincere tutto, cacchio. Il triplete sta arrivando. Cheat. Lewandowski, bravo Henderson, sempre così. Lewandowski, vacci col sinistro, Lewandowski! Mamma mia! Che erroraccio di Henderson! 1-0 ragazzi! Sempre lui, Robert! E andiamo così. Dybala corre. Vai giù, approfittam. Giamma Dybala. Vai, polpo. Pogba! Al 45esimo c'è il bug. Mamma mia, che ha sbagliato dopo. Bravissimi ragazzi, 2-0. Sto Liverpool è tosto, però non sta lasciando spazi. Quindi approfittiamone, facciamo altri gol, perché lì ad Anfield sarà tosto. Quindi facciamone altri, dai. No, non prendiamo gol, vi prego. Grande Szczęsny. Oh, dall'altro lato. Neymar. Non ci credo. Ha voluto fare il buffone. Vabbè. Ma non ancora, Fabinho sbaglia. E vai, approfittiamone. Dybala col sinistro. Impeccabile Paolo Dybala, che con la Dybala Mask dice: La Juve c'è in Champions. Dybala, mamma mia quanti spazi ragazzi. Guarda qua, adesso arriva Lewandowski. Ma Liverpool che sta facendo in difesa? Oggi 4-0, facciamone ancora, vai. Finché ci siamo, facciamone. Al 90esimo, vai Chiesa. E va bene, 4-0 ragazzi. Però paura ad Anfield. Non è finita ancora, dobbiamo giocarcela lì. Dai. In campionato siamo a pari punti con la Roma. Anzi, attenzione all'Atalanta che ci supera addirittura. Ragazzi, ma che bonno che sti qua. Sì, ci va un po' di turnover, facciamo giocare Insigne. Ok, lasciamola così, vai. Giochiamo, cominciamo a giocare. Nel caso in cui andasse molto bene, la simuliamo, vai. No, mamma mia, che gol del Milan. Çalhanoğlu mette una bella palla per che è davanti alla porta, non sbaglia. Pogba le ha sbagliato, però doveva seguirlo, dai. Caputo, vede Dybala. Dybala si da solissimo. Vacci col sinistro e traversa. Pogba, ancora Dybala, che è da solo. Dybala adesso non sbaglia una volta, ma due no. Grande Dybala, 1-1. Tuttami c'è sta vittoria, ragazzi, addio. Ciccio, buono Dybala. Pallonetto di Dybala. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che gioiellino. Che gioiellino che è questo ragazzo. Fai paura. Caputo arriva. Chi è? Pellegrini, primo palo! Pellegrini, ragazzi, 3-1. Quando lo metto in campo serve sempre sto ragazzo, veramente. Fa molto bene quando lo metto. Guarda Pogba che arriva, attenzione, Ciccio. Ciccio però ci vai troppo. Ma ripartiamo, che questi stanno scoperti. Vedi. Facciamo male qui, già lo so. Insigne, ci deve andare anche col sinistro. Vai Lorenzo. 4-1 ragazzi. Il mitico Lorenzo Insigne. La chiude lui. C'è sempre il suo zampino. Quindi andiamo al risultato, anche se penso... Ok, 4-1. Buona così, l'Inter vince. Ragazzi, l'Inter ci sta sempre dietro, come con l'Atalanta. Adesso abbiamo il match con Liverpool. Io direi di simularlo un po', però poi nel caso entriamo in campo se dovesse andare male qualcosa. Questa è la formazione. Alcuni sono un po' stanchetti, però ragazzi, vai, simula partita. 4-0 l'andata. Diciamo che quasi in saccoccia la qualificazione, però attenzione. No, subito 1-0. 1-0 Liverpool, ecco. Anfield fa paura. No. Non collo, va giù, vi chiedo. La prima squadra.
Forza, forza, il 14 che non lo so, Lewandowski! Robert! Qui ragazzi, Liverpool deve fare 4 gol. Io penso che sia finita, che cacchia, 4 gol deve fare, mo. In 45 minuti mi sembra un po' eccessivo, dai. Vai, arrivati al 70esimo. Vai, ho le palle di farlo. Mamma mia, io meno male che mi vincito 4-0. L'ho vista brutto quando hanno fatto il 2-0 dopo 10 minuti praticamente. Il Bayern perde, però mi sa che passa. Passano City, Atletico e Bayern. Quindi ragazzi, siamo praticamente in semifinale e adesso siamo proprio nel clou del campionato, della Champions, della Coppa Italia, di tutto. Già questa occasione è importante, con l'Atalanta bisogna distaccarsi subito dall'Atalanta ed andare a più 5, quindi dai, forza, vinciamo oggi che è molto molto importante. Quadrado sta open there, mannaggia, poverilla. No, no! Ho sbagliato, porca miseria. No, ragazzi, non mi dite niente, ho sbagliato. Volevo fare gestione squadra. Porca miseria. Almeno potevamo vincere, dai, c'avevano l'uno in meno, c'avevano. Ma lo voglio, scusate, l'Inter fa 0-4. No, che disastro. Allora, la Roma sta semplicemente a meno 1. Ragazzi, ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. L'importante è che non abbiamo perso. Adesso Genoa-Juventus, sarà questa la formazione. Dai, allora, adesso faccio simula partita, però nel caso entro, non faccio simulazione veloce. Mannaggia miseria, per mezzo quadrato, perché lo volevo sostituire, mannaggia. Che era troppo stanco, dai. Vai, palla in mezzo per Pogba. Pogba fa 1-0. Andiamo così, ragazzi, bravi. No. Madonna mia. Zardes ci ha segnato. Dai, che bell'azioncino abbiamo fatto. Bravo Lorenzo. Vai, dobbiamo vincere tutte adesso in campionato. Non possiamo sbagliare. Insigne, mettila al centro. Vai, mi sa che Casina devo tirare a giro. Fidatevi, Casina devo tirare a giro. Andiamo al risultato, perché finisce così, espulso Chiellini. Mannaggia miseria, tenete sto vizio. L'Atalanta vince, l'Inter vince, le abbiamo tutte dietro, ragazzi. Non mollano, po' di un centimetro, non mollano. Guarda là come stanno assatanate. 71 punti, 70 punti e 69. Cioè, dal primo al quarto posto oscillano 3 punti, ragazzi. 3 punti, che stagione. Bisogna fare turnover, ragazzi. Bisogna giocare così oggi. Purtroppo le partite sono troppe. Vediamo in Champions che abbiamo beccato. Manchester City, poteva essere la finale col City, però va bene così, dai, va bene. Andiamocela a giocare. Correa. Oh, attenzione, per vantaggio la Lazio. Comunque facciamo schifo i primi 10 minuti, proprio schifo. Bonucci. Palla dentro per Ciccio. Caputo. Non mi sbagliare, Ciccio! Piglia sta palla e andiamo, ragazzi, non scherziamo. Ma che golletta ha fatto? Andiamo, faccio Sasic. Lancia Neymar. Bravissimo, mamma mia che palletta che gli ha dato. Pellegrini dentro per Neymar. Adesso non puoi sbagliare, frate, non sbaglia Neymar. Giammiamo, frate. Ragazzi, stanno troppe squadre col fiato sul collo. Non possiamo sbagliare sta partita, dai. Non ci possiamo mangiare col davanti alla porta. Dai Neymar. Caputo, dentro per Mario Rui. Mario Rui, mettila al centro per Kulusevski. Mamma mia, ehi, che parla fa? Budim sbaglia, Maron Mario. Mamma mia, maestro, cosa ti devo? Finisce, signor arbitro. Mamma mia, che ansia sta partita, voglio. Sempre sul filo, cioè, sempre un gol sopra, porca miseria. Dai, bisogna chiudere le partite. Finita una partita importante, ne ricomincia un'altra. Le semifinali, questa è ancora più importante, voglio, porca miseria. Ancora più importante. Non avevo mai visto un campionato così, ve lo giuro, da quando ho cominciato le carriere, mai. Adesso concentriamoci su Juve City. Questa sarà la formazione, faccio giocare Insigne e mi porto Neymar in panca, dai. Non ho parole, cioè, è una partita troppo importante, decisiva. Conquistiamo sta finale. Forza ragazzi, noi ci crediamo. Bravo Pogba. Dybala. Mamma mia, che culo ragazzi. Mamma mia, bravissimo Paolo. Ed è 1-0 Juve. È presto, è troppo presto ragazzi. Ce ne possono fare pure 3 e siamo fottuti. Stranamente siamo partiti bene. Ma come sbaglia sto City? Attenzione, Paul la mette al centro. Chiesa si da solo. No, vabbè. No, palla in mezzo a Guero. Pigliala. Mamma mia, Szczęsny. Mamma mia, ti devo fare la statua, Szczęsny. Mamma mia, che combinato, grande, come un gol. Mamma mia, maestro. No, dai, ma questo non è mai rigore nella vita, mai. Va bene così però, va bene così. Calcio di rigore, De Bruyne, centrale. Mica siamo su Ultimate Team, 1-1, gol che può pesare qui, ne dobbiamo fare almeno altri 3, ragazzi.
almeno. Fuori gioco, finisce il primo tempo. Lanciano, vai Marò. Che cacchio ha combinato Insigne? Fallo. Va bene così, vai Dybala, ti prego, Dybala. Segnalo! Ma non ci credo. Arthur, vai, ripartiamo. Dai ragazzi, facciamo un gol. Dai, forza, guarda Dybala come da solo. Col destro. No, vabbè ragazzi, oggi è stregata la porta. Dybala dentro per Kulusevski, vai giù. Mamma mia, se l'ha fumato. Vai, Pogba. 2-1 ragazzi. 2-1, ma ok la vittoria, ma no, si è fatto male Dybala. Vedo lì Dybala fatto male. No, porca miseria. Raga, qui si è buggato, non so che cacchio sta succedendo. Si è fatto male Dybala, quello l'ho capito. Simuliamo il resto della partita, vediamo che mi fa fare. Che è successo? Scendi in campo, che cazzo è successo? Dybala si è fatto male, ho capito, però... No, finisce. Non ci voleva, ragazzi, questa batosta di Dybala. Non ci voleva pure per il ritorno, ma anche per il campionato. Siamo inguaiati, mollà, chi facci qua? Dybala, ma perché, papà, mo? Perché Dybala? Ti prego, dimmi che è per pochi giorni. Giocatore infortunato, ti prego, non dirmi mesi. Dimmi giorni, 3 mesi. In un momento così, no, dai, Dybala. In un momento così, lesione tendine e ginocchio. Non ci credo, ragazzi. Io già ve lo dico, può finire male questa stagione per via di sta cosa, eh. Intanto abbiamo il derby pure. Ok, risolvi il problema. Sì, praticamente stagione finita per lui, vai giù. Finita la stagione per Dybala. Vai, giochiamo così. Vai così. Simula partita, forza. Mannaggia miseria, mannaggia. Vediamo, 1-0 Juve. Dai, bravo McKennie. Mi fa piacere per te, però ragazzi, sono rimasto davvero male per Dybala. Vai, chi è il set? Neymar. Palla al centro. Calcio di rigore. Vai, battiamolo. Batto io. Vado qui. E lo spiazza. Che rigore di Neymar, ragazzi. Oh, finalmente, dai. Finalmente una gioia, ragazzi. Dopo quella brutta notizia, vediamo. 1-2. Ci mancava solo questo. Hanno sbagliato pure il rigore. Va bene così. Dai, forza. L'Inter vince, la Roma perde. Buono. Quindi la Roma forse si butta fuori dalla lotta scudetto. Però l'Inter c'è sempre. L'Atalanta ci sarà sempre. Però adesso abbiamo Manchester City, Juventus. Ragazzi, vi voglio belli concentrati e belli cazzuti. Forza. Dai, attenti a De Bruyne, attenti al City in generale. Bisogna far gol subito. Neymar. Vede entrare Cuadrado sul secondo. Quadrado. Mamma mia, Cuadrado, che tiraccio. Vai. Non è mai fuori gioco. Già, però così traverso, c'ha da tutte palle. Pellegrini dentro Lewandowski. Eccolo qui, il primo gol decisivo di Robert Lewandowski. Dai che adesso sono tutti sbilanciati. Fidatevi, sono sbilanciati e ne facciamo altri due, dai. Attenzione al tocco e tiro, oppure il tiro diretto di De Bruyne. Eccolo, mamma mia. Vai, guarda che spazio per Lewandowski. Ancora. No, mamma mia, centrale. Come facciamo schifo centrale, Szczęsny. Vai Neymar, portaci in finale, ragazzo. Portaci in finale sulla sinistra. Vai Neymar. Col sinistro. Non ci credo. Lewandowski. Guarda Neymar, che è da solissimo. Portaci in finale, ragazzo. Portaci in finale. Mettilo al centro. Adesso. Robert ci porta in finale di Champions League, ragazzi. Mamma mia, che è sudata sta partita. Finisce qui, ragazzi. Non esultiamo perché non abbiamo vinto niente. E sappiamo in finale come la Juventus. Lo sappiamo bene. La finale sarà Juve-Bayern Monaco. Mamma mia, vai. Bella partita. Bella. Giusto. Adesso abbiamo il Tour de Force con 3 partite di campionato, con in mezzo la finale di Coppa Italia con il Milan e poi la finale con il Bayern di Champions, ok? Ok, allora siamo a più 3 dall'Inter. Vediamo se con il Sassuolo siamo in casa. Vediamo un attimo. Allora, la Roma è a meno 1, però noi giochiamo in casa, ragazzi. Minimo un pareggio ce lo porteremo. Quindi mettiamo tutti i titolari. Che è nato problema, che è successo? Chi è? Chiesa? No, aiuto, di infortunio, frate. Ma che sta nascendo quando oggi? Insigne vuole giocare, d'accordo. Quale giocatore infortunato per 5... Ah, ok, 5 giorni, ok. Wow, intanto De Ligt è diventato 87, aiuto. Quindi, allora, giochiamo... Vai, contro il Sassuolo, così. Mi sento, anche se è un momento delicato, di rischiarmela ancora. Ah, ok, Chiesa, vai. Simulazione veloce e andiamo dentro con la vittoria, ragazzi. Eccola qui, ben 3-1. La reperta alla fine del Sassuolo, ma...
non basta, perché noi vinciamo, vediamo a quanto siamo dalla seconda, ragazzi, ha vinto l'Atalanta, vediamo a quanto siamo dall'Atalanta, perché mi sa che è seconda, ah no, siamo a 3 punti sempre dall'Inter, ragazzi. Allora, eccoci qui con la partita con il Verona. L'Inter giocherà, vediamo contro chi. Inter Udinese, vabbè, molto probabilmente vinceranno. La Roma gioca col Napoli, quindi se Napoli fa punti, ottimo. E poi basta, vai giù, vediamo chi ha ancora. L'Inter, Bologna-Inter, dobbiamo stare attenti. Allora, se vinciamo e l'Inter perde o pareggia, abbiamo vinto il campionato. Però se vince ancora l'Inter, mi pare che gli scontri diretti sono in vantaggio loro. Quindi a pari punti vincerebbero loro lo scudetto e sarebbe clamoroso. Quindi mettiamo tutti i titolari. Però questa volta facciamo simula partita e vediamo se riusciamo a vincere. Però nel caso in cui stessimo vincendo all'83esimo, 85esimo, entro comunque in game, così vediamo se vinciamo il campionato. No! Ah, col nostro. Ok, l'avevo scambiato per il Verona. Ottimo così, bravo Neymar. No, attenzione al Verona, mamma mia, bravo Szczęsny. Attenzione al Verona, 1-1. Ha segnato Stuani. Ok, allora scendiamo un attimo in campo, vediamo cosa sta facendo l'Inter, perché mi sa che a fine primo tempo ce lo dice. Inter sta vincendo 2-1 con l'Udinese, quindi per ora siamo a più 1 dall'Inter. Quindi vai, continuiamo così, vai, forza, vinciamola però, vai giù. Vai, segniamo. Sì, Robert Lewandowski, ragazzi. Juve in vantaggio e teoricamente se adesso l'Udinese dovesse pareggiare con l'Inter saremmo campioni d'Italia. Vediamo. Palla al centro. No, 2-2. Ancora sto Stuani, ma rotto questo. Allora, il pareggio anche comunque ci permetterebbe di stare a più 1, anche se l'Inter dovesse vincere. Però entriamo. Lewandowski, provaci. Mannaccia. Lewandowski, vai. Neymar, no, ho sbagliato. Ho tirato troppo presto. No, guarda questo come perde tempo. Un minuto di recupero, non ce la farò mai, ragazzi. O forse no. Vai, Robert, sono troppo chiusi. A me non c'è nessuno. Lewandowski, no. Finita, ragazzi. E mi sa che l'Inter vince e quindi siamo a più 1. Allora, l'importante è non aver perso, ok? Siamo vincolati e dobbiamo vincere la prossima partita. L'Inter vince 3-1. Non vorrei sbagliarmi, ma siamo a più 1 dall'Inter. Ok, adesso abbiamo la finale di Coppa Italia. Mamma mia, che finale di stagione, porca miseria. Abbiamo la finale di Coppa Italia col Milan. In campionato, vediamo come siamo messi. Eccoci qui, a più 1. Madonna, guardate la Roma, ragazzi! Guardate la Roma e guardate l'Atalanta. Pure l'Atalanta potrebbe vincere lo scudetto. Se con gli scontri diretti sta messa bene, potrebbe arrivare seconda, terza. La Roma potrebbe arrivare quarta. Anche l'Inter potrebbe arrivare quarta. Potrebbe succedere di tutto, ragazzi. Di tutto. Quindi adesso avanziamo fino alla partita col Milan. Sono loro in casa, vabbè, però non c'entra niente. Quindi, ragazzi, per un prossimo episodio, mi raccomando, voglio 20.000 mi piace. Nel prossimo episodio potremmo vincere finale di Coppa Italia, campionato, perché siamo primi comunque, dobbiamo vincere assolutamente, e soprattutto la finale di Champions contro il Bayern Monaco. 20.000 mi piace, vi carico il prossimo episodio, quindi ragazzi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo in un prossimo video, bella ragazzi!